Quando l'AMU ci ha parlato di Bolivar, la domanda che abbiamo fatto tutti è stata: chi glielo ha fatto fare? Credo pensereste lo stesso anche voi, sentendo di un popolo che lungo i secoli si è stabilito lì, sulla cima delle Ande peruviane, a svariate ore tornanti di montagna dalle città più vicine. Ora che quei tornanti li guardiamo dallo strapiombo, a bordo di avventurosi pulmini che ci fanno sentire come in un frullatore, pare sempre più lecito domandarsi il perché di questa scelta di autoreclusione. Noi venuti dall'Italia avevamo già preso 3 voli e viaggiato per oltre 15 ore, passando dalla ricca e caotica Lima e le tante bellezze del Perù, prima di imbarcarci in queste 14 ore di avventura a 4.000 metri di altitudine. Arrivati in paese, ci rendiamo subito conto di rappresentare una curiosità, non solo in quanto forestieri, ma perché i nostri visi palliducci scottati dal sole ci valgono l'appellativo di gringos, i bianchi venuti da fuori. Non sembra però un grosso limite, a giudicare dal rapporto dei bolivarianos con Francesco, venuto qui già diverse volte in rappresentanza dell'AMU. Francesco! Francesco! È stato lui a farci conoscere un pilastro di Bolivar, Padre Meterio, che negli anni ha saputo farsi interprete di sogni e bisogni di questa gente. De hecho que cuando yo he hablado con los papás en las comunidades, les he preguntado, ¿y si hubiera una escuela que pudiera ofrecer un almuerzo, no? Que pudiera ofrecer tal vez un hospedaje también, ¿no? Pudieran poner a sus hijos, ¿no? Este milagro lo esperamos años. Così è nato il progetto di costruire una nuova scuola in paese, organizzata secondo un modello diverso dalle precedenti. Ahí fue cuando tuve contatto con il movimento e a través del movimento he conocido la AMU, Acción por un Mundo Unido, he conocido a muchos grupos de parroquia, de familias nuevas, que son las que sostienen también parte del proyecto, que inicialmente hemos comenzado con 5 o 6 adopciones en el colegio. Pienso que todos también acá los docentes estamos con esa mentalidad, ¿no? De familia, como dice el padre, la unidad de San Francisco de Asís. Este colegio es especialmente para la gente pobre, gente de lejos, para que vengan aquí a estudiar en la provincia. Y es una gran obra que ha hecho el padre. Sí, el comedor nos dan también. Es una gran ayuda para mí. Avevamo raccolto i loro appelli e contribuito insieme a tanti altri a realizzare quei sogni. Ora, dopo aver seguito i percorsi di questi niños giorno dopo giorno, vediamo l'importanza di poter costruire percorsi diversi. Saremo riusciti a comprendere il mistero di Bolivar? Prima di tornare, i peruviani ci dicevano che lì ci siamo messi in tasca tutti, ossia abbiamo conquistato il loro affetto. Ora che siamo tornati, diremo che gli abitanti di Bolivar si sono messi in tasca noi.